Passo eh, allora, il, la parola a Fabio Biasi, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, provincia autonoma di Trento, che credo sia sostituito dalla dottoressa Manuela Paganini, se non sbaglio giusto? Eh, sì, buongiorno, sono Manuela Paganini, in questo buongiorno, momento questo. dottor Biasi purtroppo non ha potuto collegarsi perché aveva un impegno e niente, io lo rappresento, ringrazio per, per questa opportunità perché ritengo che sia veramente preziosa soprattutto questa raccolta vostra di dati e questa rappresentazione di questa purtroppo triste realtà. Eh, mi è piaciuto, mi sono piaciute le proposte a livello insomma di, di modifica, eventualmente le legislativa, quello che si potrebbe fare, le proposte, perché credo che si debba sempre no, partire, da, eh, partire da delle proposte per poter no, cambiare anche. E noi nella nostra realtà trentina, in questi cinque anni di mandato del dottor Biasi, lui adesso è in scadenza, stanno nominando il nuovo garante, abbiamo potuto purtroppo osservare un, un fenomeno molto, molto forte, quindi diffuso insomma, in tutta Italia, ma purtroppo in tutto il mondo che è quello effettivamente della violenza sulle donne sono stati numerosi i casi che sono arrivati all'interno appunto del nostro ufficio questa violenza domestica spesso purtroppo eh, etichettata no? si perde eh, si perde a volte il riferimento quando poi si parta, pas, passa anche in fase giudiziale dove eh, la violenza domestica spesso viene letta come conflitto genitoriale e, e, lì, eh, e lì cominciano i guai nel senso che, eh, come dire, no? si perde un po' effettivamente il focus e chi ne va di mezzo sono naturalmente le parti più deboli, che sono i bambini e sono le donne. Eh, ecco, noi abbiamo osservato questo, ci rattrista molto, eh, abbiamo ascoltato tantissime persone, abbiamo cercato di, di aiutarle in, in tutte le maniere, però veramente nel nostro piccolo. Secondo me si potrebbe fare molto, molto, molto di più, anche perché nel momento in cui veramente la violenza domestica viene confusa con conflitto genitoriale, eh, si perde davvero il nome reale eh, del, del fenomeno. Io non ho altro da aggiungere perché credo ci siano persone anche molto più no, competenti e più, e più formate di me su altri argomenti, su quello che soprattutto avete affrontato voi. Um, come dire non sono digiuna purtroppo di queste esperienze rappresentate dal vostro report e condivido effettivamente anche il dato che avete dato triste che una vittima solamente dopo una media di 33 anni riesce effettivamente a parlare e purtroppo quando i bambini invece parlano noi ci siamo accorti che vengono sottovalutati e vengono, lo, i bambini non, non raccontano direttamente della violenza eh, raccontano sostanzialmente, ci lanciano dei messaggi come prima è stato no, eh, quando la bambina aveva raccontato no, alla madre quell'episodio successo con il prete, lì è l'adulto che deve interpretarlo. Purtroppo a suon di diritto. Eh, a volte eh, viene, no, eh, il debole rimane sotto questa, questa macchina no, anche della giustizia. Eh, ci vuole un apparato forte, un apparato che crede, che crede realmente che purtroppo queste cose accadono e, e che riesca davvero a dar voce, perché questo è importante: dare la voce reale ai bambini, e avere dei tecnici che li ascoltano realmente e che possano rappresentarli in giudizio. Questo è il mio grazie dottoressa sì. Paganini e aggiungo una cosa perché in realtà eh, bisogna calcolare che noi adulti ci rendiamo conto eh, di un abuso sessuale per il bambino no? io sono stato vittima certo. dagli 11 ai 15 anni e, e io non me ne rendevo conto perché c'era la mia maturazione ormonale eh, che mi dava eh, novità no? fisiche, no? nuovi effetti fisici, fisici pardon, e, e, e insomma Sembrava allora. fino tutto normale, non c'era stata un'istruzione, una situazione allora. civica, come dicevo prima, eh, che mi permettesse di eh, percepire il pericolo che io in quel momento, eh, sono sincero, non percepivo. E riguardo la maturazione che lei ha detto 33 anni, e eh, anche qui di nuovo torna utile l'obbligo di rinuncia, perché eh, capite che eh, la denuncia avviene verosimilmente abbastanza, abbastanza vicina agli abusi no? perché, insomma in un arco temporale relativo e la vittima viene aiutata perché il bambino anche lì non, non sa che eh, questo, questo, trau questo trauma eh, può dargli no? eh, delle problematiche quindi eh, ma poi, naturalmente, il trauma e infatti arri si arriva, poi io ho denunciato a 40 anni, ecco, right. eh, oggi faccio presidente purtroppo, della diario. So, purtroppo, quello, purtroppo quello che noi abbiamo visto e ci rammarica davvero moltissimo, eh, abbiamo avuto casi in cui sono venute delle donne, le mamme, a denunciare degli abusi eh, subiti dai loro figli, magari in tenera età. Sto parlando di bambini di due, di tre anni e purtroppo non sono state credute. Il problema è che anche l'ufficio, eh, ovviamente, noi siamo pubblici ufficiali, quindi abbiamo denunciato alla no? procura, abbiamo fatto le segnalazioni sugli elementi che ci venivano fornite. Poi è la parola della madre con il suo avvocato contro quella del padre e si apre una cosa lunghissima, eterna, dove questi bambini comunque eh, vengono... Eh, eh, vengono esposti perché fino alla fine, che non si, fino a quando non si arriva alla fine del procedimento, il bambino rimane all'interno di questo, uh, no, delle scelte degli adulti eh, che, sono, che sono armati che sono armati, soprattutto quando devono proteggere noi stessi da delle accuse che sono pesanti, veramente pesanti. Però purtroppo abbiamo visto delle mamme che non hanno nemmeno i mezzi economici per poter poi affrontare queste situazioni e quindi noi abbiamo, le abbiamo sostenute con tutti i mezzi che avevamo, eh, però poi è la giustizia che deve fare il resto e deve essere la vera giustizia.